Oggi rispondo a una domanda grandiosa, ovvero va bene mettere i post-it come ho fatto io adesso per imparare a suonare il pianoforte? Facciamo un bello zoom per vedere questo scempio subito. E la risposta è no, non va bene, ma non mi limiterò a dirti no e basta, buttiamo via questi post-it, via per carità, ma ti spiegherò anche il perché. Se tu metti i post-it sul pianoforte, sulla tastiera, quindi gli adesivini con scritto do, re, mi, fa, sol, la tua mente non si ricorderà mai che sotto i tre tastinari c'è il fa, sotto i due tastinari c'è il do e così via. Perché quale sarà il processo che farà? Sarà quello di trovare il nome della nota scritta e riconoscerla così. Quindi sarà il metodo più lungo per imparare a suonare. Ma adesso te ne do uno che è totalmente l'opposto e che ti farà fare dei progressi incredibili. Io lo metto sempre all'interno del mio corso per suonare il pianoforte, trovi il link in descrizione, perché è una tecnica che fa imparare qualunque principiante, qualunque persona che non abbia nemmeno una volta toccato il piano in vita sua, oppure l'abbia fatto ma debba ancora guardare con attenzione per trovare la nota. Ecco, qualunque persona che ha questo problema cambia da così a così con gli esercizi che ti faccio vedere. Soprattutto le persone che già suonano da un po', ma non riescono a staccare gli occhi dal pianoforte per poter guardare lo spartito, perché a volte lo spartito serve perché ci dà le indicazioni, a volte anche molto spesso, e invece non riescono minimamente a scollare gli occhi dalla tastiera, perché ogni volta che staccano gli occhi per guardare cosa c'è scritto nello spartito, perdono il punto di riferimento. E allora, se anche tu hai questo problema, che ogni volta che alzi lo sguardo e non vedi più la tastiera, ti perdi e sbagli, questi esercizi saranno un piccolo miracolo per il quale sono sicura mi ringrazierai a vita. Si fanno occhi chiusi, ok? Quindi, primo esercizio da fare a occhi chiusi. Precedentemente devi fare questo. Guardiamo la tastiera e guardiamo anche Wally. Grazie Wally per il tuo sostegno, sempre mi sostieni. Oh, bene, ecco. Tra l'altro, se sei seduto sullo sgabello, devi essere seduto in modo che il gatto stia dietro. Non perché io ho un gatto e questa cosa mi piace, ma proprio perché la posizione giusta per sedersi sullo sgabello, ecco, è quella che fa sì che il tuo gatto ti tiri via l'archetto e che faccia un bel casino. Accidenti, sti gatti. Comunque, deve rimanere il gatto dietro. Togliamo perché non è un video in cui si parla di postura. Stavamo dicendo, guarda il pianoforte e noti subito che è una successione di due tasti neri, tre tasti neri, due tasti neri, tre tasti neri, ok? Su questo siamo tutti d'accordo. Alla base dei due tasti neri c'è il Do, alla base dei tre tasti neri c'è il Fa. Ad occhi aperti ancora, guardiamo di prendere tutti i Do. Do, 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 Do. Anche al contrario, do, 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 do. E alla base dei tre il fa, quindi prendiamo tutti i fa, sempre occhi aperti, questo ancora per adesso, ok? Per ora non ci interessano le altre note, ci interessa solo il do e il fa. Adesso a occhi chiusi, le mani sono in alto, non le guardi. Comincia con la mano sinistra e tocca il pianoforte, cercando di riconoscere quando sei su due tasti neri e sui tre. Sui due e sui tre. Due, tre. Tornando indietro. Due, tre. Devi proprio toccarli. Due, tre. Due, tre. Due, tre. Facciamo la stessa cosa con la sinistra. Butta la mano giù a caso e devi riconoscere se sei sui tre, tre. 2, non è così facile, eh? 3, 2, 3, 2, poi torno indietro, 3, 2, 3, 2, in questo modo sviluppi quelli che io chiamo gli occhi sui polpastrelli, 2, 3, ok, esercizio un po' più difficile, butti la mano a caso e devi riconoscere dove sei, ok, io sono su tre tasti neri qua e due tasti neri qua, molto bene. Butto la mano a caso, due tasti neri. Provaci e vedrai che non è così facile. Due tasti neri.
tre tasti neri. Faccio con la mano destra. Vedi che quando sono in queste fasi intermedie, in questi spazi intermedi è più difficile. 2, stacco la mano, 2, e qua erano 3, anche più lontano, 3. Ok, quando hai preso confidenza a fare questo gioco del 2, lo fai alternato fra le due mani, 2, 3, 3. 2, 3, sempre avanti e indietro, 2, 3, 3, 2. Molto bene, questa era questa prima fase di orientamento sul pianoforte. Adesso proviamo proprio a trovare tutti i do sulla tastiera con la sinistra, sempre occhi chiusi. E come lo facciamo? Semplicemente andando a recuperare i due tasti neri. Allora, qua sono tre e quindi questi sono due. E scendendo alla sinistra del primo tasto nero e troverò il Do. Molto bene, faccio la stessa cosa all'ottava sopra. 2, Do, 2, Do. E torno indietro. Più riesco a muovere la mano per aria, più perdo i riferimenti, più l'esercizio è utile. Do, 2, Do. Stessa cosa con la destra. Vediamo, questi sono 3, 2. 2. Sposto giù la mano in modo da perdere i riferimenti. Do, giù la mano. Giù la mano. Giù la mano. Giù la mano. Ai ai ai, che qua è più difficile. Do. Stessa cosa la faccio col Fa. Quindi alla base dei tre tasti neri, cerco i tre tasti neri, alla base c'è il Fa. Giù la mano. Giù la mano. 3. Giù la mano. Torno sempre indietro perché altrimenti la mia mente impara a fare le cose salendo ma non scendendo. 3. Fa. Quando trovi quella nota, di sempre il nome Fa. Fa, Fa, torno indietro, Fa, Fa, molto bene, anche questo l'ho fatto. Adesso facciamo una cosa ancora più difficile. Adesso ho preso il vizio di farlo occhi chiusi e lo faccio occhi chiusi. Tutto, anche quando parlo. Adesso lo facciamo con due mani. Quindi con due mani troviamo contemporaneamente due do. Proviamo. Sentirai che è molto più difficile perché avrai più sensazioni e quindi dovrai pulire nella tua mente queste sensazioni per arrivare al do. Ok. Sento un gatto, mi è sembrato di sentire un gatto. 2, qua vedi che la mano è confusa. Se è confusa, prenditi il tempo per sentire che sei sui 2 e scendere al do. Poi accarezzi il gatto, che è qua, e poi vai a cercare gli altri do. E quindi qua l'ho trovato il 2, vediamo qua 3, 2. Vediamo di andare su, 2. Qua ci sono i 3, 2. Scendo giù, 3, 2, 2 e qua 2, 2. Sempre occhi chiusi, cerca 3, 2. Occhi chiusi, 3, 2. Benissimo. E adesso lo facciamo ovviamente sul Fa. Cerco i 3, qua li ho trovati, qua. Sono confusa, eccolo qua. Fa. Fa. Ricordati di dirlo sempre. Fa. E butta giù la mano perché sennò è troppo facile. I tre. Fa. Butto giù la mano. Cerco i tre e scendo il Fa. Butto giù la mano. Cerco i tre e scendo il Fa. Butto
butto giù la mano, cerco i tre e scendo al fa. Come vedi, dopo un po' la mano si abitua e lo prende più in maniera spontanea, cioè ci azzecca prima. E adesso facciamo un altro esercizio molto simile, sempre con due mani. Due, e andiamo al mi. Il mi è il tasto sopra i due tasti, cioè che viene dopo i due tasti neri, ok? Quindi proviamo subito. Cerchiamo i due, tre, due. E subito di qua c'è il mi. Butto giù la mano, cerco i due, eccoli qua, due, mi. Butto giù la mano, cerco i due, gran confusione, eccoli qua, mi. Di nuovo giù la mano, eccoli qua, mi. Torno indietro, 3, 2, mi. Torno indietro, 2, mi. Ovviamente falli a un'ottava di distanza, perché sennò diventa troppo complesso. Mi. Perfetto, anche questo è fatto. E poi l'ultimo, ovviamente, dopo i tre tasti neri c'è il si. E quindi cercheremo il si. Puliamo, 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 sconfondiamo le mani, facciamo così, facciamo un po' di robe e cerchiamo i tre tasti neri. Eccoli qua, e il si. E poi qua, tre, si. E di nuovo qua, tre, si. Fallo su tutto il pianoforte, io per motivi di non fare un video di 4 ore lo faccio solo sulla parte visibile. Tre note, sì. Oh, guarda qui, tre, 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 sì. Più tempo passi a far sentire ai tuoi polpastrelli questa sensazione dei tre tasti, meglio è, sì. E poi l'ultimo, tre tasti neri, sì. Benissimo. Adesso gli altri esercizi comporteranno la ricerca di note in particolare. Quindi noi adesso abbiamo chiaro come trovare il Do, il Mi, il Fa e il Si. Ci mancano il Re, il Sol e La. E sono solo tre note, non è un qualcosa di... Forse ne manca ancora un'altra. Do? No, no, è giusto. Il Re, il Sol e La. Quindi vediamo subito come fare. Beh, è molto semplice. Butti la mano sinistra sempre sui due tasti neri e per cercare il re sai che è la nota subito in centro ai due tasti neri. Te lo faccio vedere. Quindi io butto la mano, cerco i tre tasti neri, ecco, i due tasti neri, ecco qua, e in mezzo c'è il re. Butto la mano, due tasti neri li prenderò subito. Re. Due tasti neri, re. Due tasti neri, due tasti neri, re. Poi torno indietro, faccio la stessa identica cosa con la destra, identico uguale. Poi dopo farò anche l'esercizio con le due mani, prendo il re, prendo il re, subito due, re. Oh, sbaglierò qualche volta anch'io, no. Re e re. E faccio la stessa cosa scendendo, ovviamente. Più tempo passi a toccare, meglio è. Devi proprio sviluppare questa sensibilità sui polpastrelli. Ok? Stessa cosa con il Sol. Quindi tre tasti neri, il primo tasto dopo il primo tasto nero è il Sol. Quindi il primo tasto dopo il primo tasto nero è il Sol. Qua cosa avevo suonato? Avevo suonato qualcosa di strano. Sol. Il primo tasto dopo i tre tasti neri è il Sol. Ok, stessa cosa con la destra, sempre avanti e indietro. Tre tasti neri, il primo è il Sol. Tre tasti neri, la prima nota dopo il primo tasto nero è il Sol. Stessa cosa su e poi scendendo. E poi abbiamo l'ultima nota, cioè il La. Come faccio a trovare il La? Stessa storia. Tre tasti neri, qua sono due, qua sono tre. Da questa parte scendo rispetto all'ultimo tasto nero. Quindi scendo di 1, il movimento è questo, scendo di 1. Stessa cosa avanti e indietro anche con la destra, quindi scendo di 1, scendo di 1, scendo di 1. C'è un ragno là sopra, che carino. Scendo di 1, scendo di 1, scendo di 1, scendo di 1. Sii sempre molto attento a sentire la sensazione, se no questa cosa serve a poco. E adesso l'ultimo esercizio in assoluto che è quello di prendere note a caso, quindi re e li prendi ad altezze diverse. Fa. Oh santo cielo, eccolo qua. Mi.
Do. Si. La. Facendo sempre il ragionamento. Il la è sotto l'ultimo tasto nero. Sol. Con la destra, puoi alternare le mani. Tre tasti neri. Sol. L'importante è che tu faccia il ragionamento. Tre tasti neri. Sol. Tre tasti neri. Sol. Tre tasti neri. Sol. Mi. Due tasti neri. Mi. Due tasti neri. Mi. Due tasti neri. Dove sono? Vedi che ogni tanto ci si perde. Due tasti. Qua. Mi sono totalmente persa. Tre. No. Due. Tre. 3, 2, 2, mi. Bisogna essere concentrati perché, come vedi, anch'io che suono da ormai qua, avevo 4 anni e mezzo, adesso sono 40, 37, 37 anni, no, 36 e mezzo perché avevo 3 anni e mezzo. Ecco, anch'io dopo un po' perdo la concentrazione, soprattutto se parlo, magari non parlando sarebbe più facile. E quindi questo è il primissimo esercizio, cioè la prima fase di esercizi. La seconda parte di esercizi te la dirò in un altro video perché non voglio sovraccaricarti, perché guardo la telecamera sbagliata. Non riuscirò mai ad abituarmi. Ok? E quindi questa cosa qua è bellissima. Per concludere questo esercizio in bellezza, prova a toccare due tasti neri che però devi assolutamente guardare all'inizio, che potrebbero essere questi due. Mi bemolle e si bemolle, e con la mano destra, bellissimo questo esercizio, butti giù il pedale, lo lasci giù, con la mano destra puoi suonare tutti i tasti neri più il fa e il do, ok? Solo questo più tutti i tasti neri a occhi chiusi. Vediamo come funziona. A vedere, ecco, quindi passi da sopra a quello superiore, ecco che ho sbagliato ovviamente, così, e passi a quello sotto semplicemente sentendo, vediamo se si vede, sì, sentendo il primo dei due tasti neri qua proprio, e poi strisciando, perché è proprio questo che bisogna imparare, strisciando, tu senti qua ce ne sono tre, qua ce ne sono due, sbaglierai le prime volte. Devi proprio educare la tua mente a prendere queste distanze. Quindi io sento due, e striscio perché strisciando riesco a dare delle informazioni molto chiare alla mia mente. Quindi qua ne sento tre, qua è il due, che farà già parte degli esercizi più difficili, ok? Per adesso limitati a fare solo un cambio quando la destra non fa niente. Thank you.
hai visto che cose che possono venire fuori? Ovviamente devi utilizzare il pedale di risonanza, se non ce l'hai compralo, perché il pianoforte senza pedale di risonanza è come andare nella macchina dei Flintstone e andare senza motore ma con i piedini che vanno avanti e indietro. E, è importantissimo usare le dinamiche e ascoltarti. Uno degli errori che fanno più spesso i principianti quando improvvisano è voler cercare troppe note. No, goditi ogni singola nota, come se mangiassi un piatto buonissimo e ti volessi godere ogni boccone. Al prossimo video, se ti è piaciuto questo, iscriviti al canale, lascia un like, commenta, fai quello che vuoi e ci potremo vedere tutti gli altri video che sto per produrre. Ciao!